cucinato per la famiglia, no? Poi piano piano col tempo è venuta la passione ancora di più, no? Si è sviluppato di più per conoscere anche un po' il cibo italiano. Io praticamente sto dedicando a far conoscere un po' quello che è il cibo peruviano e anche italiano, tutte le sue vitamine, quelle più favorevoli per mangiarlo, per essere più salutabile. Abbiamo organizzato con la mia associazione di volontariato un progetto che è il laboratorio di cucina. Prima abbiamo cominciato con le mamme, poi dopo si sono appassionati i figli. Ogni tanto vengono italiani, sono quelli che sono sposati con italiani e viceversa. Sono sempre stata circondata da molte donne che cucinavano per me, da molto piccola, poi anche da grande. Da molto piccola vedevo tutte queste donne con le sue difficoltà, con le sue storie, che venivano da mia mamma e gli chiedevano aiuto, no? E fare questo comedor popolare, che poi non ha mai avuto veramente un aiuto a livello istituzionale, è sempre lei che ha mandato avanti questo comedor popolare. Abbiamo un supermercato, Sigma, e faccio anche l'esportatrice di prodotti come la quinoa, come l'avocado. Mi dà molta soddisfazione vedere molti italiani che entrano nel negozio e dicono: ah, è l'ají amarillo, ce l'hai l'ají amarillo, è il rocoto. E poi mi chiedono come lo posso preparare, come devo fare. Quindi per me, al di là del lavoro, è anche qualcosa che sto introducendo del paese dove vengo. Allora, questa volta abbiamo fatto la cucina italiana perché i bambini, visto che i genitori sono peruviani e i bambini sono nati qui, è giusto che sappiano conoscere bene il cibo italiano. Pizza, gnocchi, tiramisù, questi nomi simboli dell'Italia, ecco. Sono nati qui, devono imparare e la cultura e la gastronomia italiana, perché un domani andranno fuori e peccato che non sappiano la cultura italiana, dove hanno cresciuto, hanno studiato, hanno fatto un percorso di vita e poi magari vogliono vivere da un'altra parte, come noi, no, che siamo stranieri migranti. Loro sono il futuro, è il futuro dove vanno. Il cibo è molto importante, è identità. E anche dà molto valore alle donne, a noi donne che attraverso il cibo abbiamo tenuto e abbiamo mandato avanti delle popolazioni, delle società. Il cibo, i prodotti, per me è una cosa fondamentale, ci dimostra che come ci muoviamo noi, ci muovono anche i prodotti, ci muovono anche i cibi, si muovono anche gli oggetti. E questo ci dimostra anche che non c'è nessuna cultura che non abbia avuto un incrocio con altre culture, quindi vuol dire che questi intrecci non è un problema, cioè magari all'inizio lo vediamo come un problema, come una difficoltà, ma poi è una ricchezza, è un'aggiunta che le dai alla tua cultura.